Si sono concluse in tarda notte le operazioni di soccorso di un escursionista effettuate nei pressi di Forcella Giaveita Barcis ad opera dei vigili del fuoco di Maniago supportati dalla squadra Spelio Alpino Fluviale del comando di Pordenone. A dare l'allarme alle 18.30 circa l'escursionista stesso, il quale, partito dalla Val Cialendina è intenzionato a raggiungere il bivacco Val Provagna, Percorrendo il sentiero Cai 969, aveva imboccato una traccia mal segnalata, perdendo conseguentemente l'orientamento. Stante l'ora tarda e le temperature ancora piuttosto rigide del periodo, l'escursionista ha dunque giustamente deciso di chiedere aiuto, riuscendo anche ad essere localizzato dagli uomini dell'112. I vigili del fuoco avevano rinvenuto l'automobile dell'uomo disperso all'imbocco del sentiero. Una squadra formata da due operatori SAF e da due volontari del CNSAS ha risalito il sentiero fino alla forcella, superando un dislivello di 800 metri, portandosi nei pressi delle coordinate GPS indicate. Quindi, anche attraverso richiami vocali, l'uomo è stato individuato circa 100 metri fuori dalla traccia del sentiero che avrebbe dovuto percorrere. Affaticato ed infreddolito, ma in buone condizioni, l'uomo è stato imbragato ed assicurato ad una corda per consentirgli la discesa, resa difficoltosa dalla neve ancora presente a quelle quote. Le operazioni hanno avuto fine con il ritorno alla base del sentiero e il rientro dell'escursionista in autonomia.